compagno di viaggio. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian do ut des moti. È un saluto e una benedizione, figli, da chi è accanto a voi, compagno di viaggio del vostro percorso attraverso il piano fisico e che osserva le esperienze a cui andate incontro giorno dopo giorno. Le nostre due figlie questa sera hanno presentato un'esperienza che a loro era necessaria per comprendere determinate cose su se stesse. Fra tentativi di fuga, recalcitramenti, tentativi di accantonare i problemi e via dicendo, sono riuscite alla fine, grazie anche a una piccola spintarella da parte nostra, ad avere la forza di trovare il coraggio di guardare un po' più attentamente dentro se stesse. E non soltanto, ma di mostrare all'altra persona con cui si trovavano in qualche maniera a dover combattere, mostrare all'altra persona, dicevo, se stesse in maniera un po' più scoperta, un po' meno mascherata, un po' più spontanea e sincera. E questa è una conquista non da poco. Noi vorremmo che tutti voi riusciste a fare altrettanto. So che interiormente non è possibile che non sia così, poiché quella è la spinta che esiste all'interno di ogni individuo incarnato. So che tutti quanti avete questo desiderio di poter arrivare a condividere con gli altri ciò che siete, ciò che sentite, ciò che provate. Vi auguro di riuscire a farlo, perché questo veramente può cambiare il modo di vivere ciò che la vita propone. Sono certo che se riuscirete ad essere con gli altri sinceri, se riuscirete a mostrare ciò che di buono avete dentro di voi, un po' alla volta riuscirete a superare qualsiasi scoglio che possa tenervi legati alla vostra maniera di essere, che talvolta sembra cristallizzata. Per fare questo è inevitabile. Dovrete affrontare anche le parti di voi che meno vi piacciono. E se noi siamo qua, se noi battiamo sull'insegnamento etico-morale, se abbiamo dato il via a questo ciclo di incontri, è proprio perché intendiamo aiutarvi ad affrontare tutti quei piccoli nodi che avete all'interno e che per amor vostro, per amore di voi stessi, dovete riuscire a sciogliere.